parte di tanti della numerosissima classe N2, ma non che l'R1B sia da meno, perché abbiamo il trofeo dedicato alle Suzuki. E allora, con i colori della Superba, è pronto a concorrere per cercare di ottenere un poker importante dopo i primi tre sigilli di inizio stagione. Inglese è il team Corrado Peloso, il driver austano. Intanto salutiamo Peloso Riguera, proprio per aver sfornato anche il nuovo modello che va di monomarca, che andrà a prendere il posto aspirata alla 1000 Booster Jet, che arriverà tra poco con alcuni esemplari. Ma la scuderia, se ci arriva il microfono, mi piacerebbe chiedere in bocca al lupo. Ovviamente siamo davvero curiosi di vedere questa battaglia come si svilupperà sulle montagne friulane, proprio perché è una lotta ma che ovviamente non può dormire sonni tranquilli finché ha avversari così tosti a subire sul collo. Guardo Peloso 58 punti di a 30 punti da sua, poi Aschileo che è qui davanti a noi 24 e Marco Longo 22, quando mancano due gare, ossia il San Martino di Castrozza e il trofeo a Cicomo. Ners Rally Team, c'è una tattica particolare? Anche voi come Pelé dite solo tutto attacco e niente altra, niente altro pensiero? Sì, non vedo alternative. Un punto di domanda a questo trofeo: può mischiare davvero ulteriormente le carte? Un'altra vettura, sempre di casa Suzuki, sempre di trofeo, livrea bianca e nera per la 114, Marco Longo in coppia con Remo Bazzanella, il driver di Predazzo, l'esperto driver di Predazzo, con il suo navigatore, partecipa con il numero 114 e con i colori della scuderia destra 4. In bocca al lupo, no, è già raggiunto il vostro minuto, non me ne ero accorto, quindi vi lascio andare senza una dichiarazione, mentre proveremo allora Jasmine Manfredi, la loro Suzuki è pronta per salvare verso quel di Porzus. Il driver Valtolas, no, solo da spettatore, ovviamente. E è bello perché, come ho fatto notare anche Lorenzo della casa, quando anche è importante con un trofeo, un campionato, poi bisogna mantenere fede per mostrare anche la loro vettura. È pronta a partire a razzo per insidiare gli avversari? Sì, ci siamo pronti e speriamo una... posti anche degli incognite, bagnare. Questa è la prerogativa dei rally e ovviamente quando gli amici del pubblico, perché ovviamente avranno modo per tifare questi beniamini per sbandate controllate magari a Gemona, ma anche in altre occasioni. Quando arriva il gruppo Romani Bresciani, vi segue da casa numero 118 Alessandro Gnali da Casto, Walter Pasini da Provaglio. Loro sono due di casa. Quando si parla di rally mille miglia, non sapevano nemmeno dove fosse nella cartina geografica il rally della PR2 Sport, inconfondibile la griffa estetica con cui viene colorata, vengono colorate le loro vetture, la numero 119 con chilometro 110 metri. Poi si va domani alle valli del Bisone con Hub Noleggio, il preparatore. Ed eccola qui le 16 valvole della 1006, formato che abbiamo appena visto tra Martinelli, sala numero 122. Sentite il sound differente, date un po' le linee. Ha cambiato tutto fondamentalmente, nel senso che oltre all'estetica è una scelta che si è partiti dallo stesso nome per sviluppare una vettura diversa. Ghiesa Motorsport, dallo sciroppo, il panificio. Minuto anche 17, è giunto anche il minuto, chiedo scusa, 54 delle ore 17, che è quello dedicato al duo della vettura numero 125, che salutiamo. Dovremmo aver completato il numero di partite per quanto riguarda la classe R1B. Oh.
Thank you.
Thank you.
anni hai guardato le porte. Oh.
Al monomarca indetto da Suzuki, promosso da Nicoletti e dal suo staff, mentre arrivano qui con il numero 100 Roberto Riva, primi di classe 45esimi assoluti, mentre alle loro spalle arriva la sempre Suzuki ma con la regione RS, sono 48esimi assoluti, corri con le vetture del marchio orientale a Pelé, perché ha dato una bella risposta a chi voleva la sua replica. Sì, adesso sono veramente contento perché il giro di Roa è della nostra, viste le condizioni, ho visto il crescere, poter arrivare a San Martino messo un po' meglio nel trofeo. Quindi sono veramente contento. Gioia insomma di vincere in terra friulana, soprattutto. I miei riconoscimenti, rilasciando loro sull'ultimo podio di sport per consacrare i magnifici sei protagonisti del trofeo Suzuki con un grande applauso. Eccoli qui, terzo violino, Riva, quello più alto, ovviamente il trentino della scuderia, quadra corse, destra 4. Coppia al cielo per i protagonisti delle Suzuki Swift. Due 1.600 tre porte, una booster jet 1.300. Giriamo questo trittico di Suzuki, la 113 davanti, la qualche inghippo, ma ora siamo riusciti a risolverlo. E quindi salutiamo i tre del marchio Suzuki, salutiamo anche Martinelli e Sala. Ed accogliamo, vediamo chi, una vettura che non appartiene a nessun trofeo, così a vista, la Peugeot 106 GP Sport. Per la vettura numero 105, Cantarutti e Sapienza. Eccoli qua, sono terzi di classe N2, sono protagonisti nella categoria degli under, il pilota quantomeno, ma il sesti intanto, ma è chiaro che il risultato bugiardo è anche per farlo. Sì, perché a quel punto abbiamo solo puntato arrivare in fondo e... Bravo, nulla è perduto, e qua dicono da queste parti, mai volare. Un bel applauso per... Salutiamo il Daniele Austano, esatto. Peloso, proprio con i guerra. Loro che sono al comando del monomarca legato a Suzuki appunto,
questo caso Swift 1006 che... c'è podio, quindi li facciamo scendere assolutamente con il numero 118. Vado a cercare intanto, ecco per le foto di rito. Ce l'avete cuore del rolino? Sì, perfetto, dai. Allora fatevi questa foto dedicata all'equipaggio più vicino alla macchina, dice il nostro fotografo. Torna a casa dalla terra friulana con questo gradino del podio importante. Gruppo Romani Bresciani, Mega Pomoresi. Saluto a voi. Amici del territorio bresciano, sempre presenti, grande passione per tutto. Non è che ce la facciamo, prima che la Leonora ci mangi tutta la cena, ce la facciamo. Sempre allora. Suzuki per lungo e pazza. Gara difficile, molto molto complicata per il meteo. Adesso non sono scivolatori doc, grandi protagonisti anche nei trofei nel ghiaccio del passato, gente che... 2115 a settimo di classe. Stato, credo il parco più difficile da raggiungere. Il driver Paolo Lavo, a Freddy, salutiamoli. Nicolas e Justin con Lunelli e Morelli nella graduatoria. Tura si meritano le foto finali fuori dalla macchina. Il passaggio che invito a venire con avanti RS7000, secondo di classe, terzo di gruppo, 73esimi assoluti, due trentini della vettura numero 120, ore 24 secondi e 3, nonostante anche una penalità di 10 secondi. Coppia al cielo per il duo della Pintarelli. Allora, diceva l'amico Luca, dall'altra parte del mondo, giù, vero? Bravo, sì, lui abita lì vicino a me e quest'anno è iniziato, e quindi è iniziato quest'anno, quindi bravo, molto bravo. Senti, allora, andate su quel gradone là che ve lo siete meritato, forza! Per le foto... la vettura bianco-blu della HAP Reggio e anche della HAP Reggio. Procediamo quindi il numero 121 e il suo equipaggio ovviamente per l'Otte Pagano, mentre accogliamo un'altra vettura piccola